Vincenzo Giuliani come garante per l'infanzia. Flash. Buonasera a tutti, intanto complimenti per questa iniziativa, anche perché noi dobbiamo recuperare un protagonismo che deve appartenere alla società, ai cittadini e non alle istituzioni. La politica deve stare dietro ai bisogni della gente, cercare di incanalare i bisogni con la creatività, la sapienza, la saggezza per poter mettere a sistema quel bisogno e risolvere i bisogni. Io ringrazio Franco perché c'è in lui questa consapevolezza di fare rete, che assessore Francone non sempre registro, lei sa che il garante è al di sopra della politica, non dipende dal Consiglio regionale, è autonomo al rispetto del Consiglio e dei ruoli, ma è una voce libera per portare a soluzioni i bisogni reali dei nostri bambini. Diciamo di fare rete. Sull'inclusione sociale noi abbiamo predisposto un accordo di programma tra le associazioni, tra il MIUR, tra le scuole, tra tutti i soggetti protagonisti, e l'abbiamo consegnata all'attenzione del dirigente preposto, ancora non teniamo riscontro. Però sappiamo che devono partire gli ambiti sociali. Come si fa a non avere una fotografia reale dell'esistente per migliorare la qualità della vita dei bambini che stanno nel bisogno con le loro famiglie? Finisco, termino. Io ho apprezzato tutti gli interventi, ma vorrei sottolineare soprattutto quello di Bruno, che ha accolto in pieno quello che è il progetto dell'inclusione. Io ho presentato al Presidente Pittella una proposta di legge regionale dall'assistenza gratuita da 0 a 6 anni, perché in quella fascia di età che noi dobbiamo incidere per fare prevenzione più che cura, sia sul piano cognitivo, sul piano relazionale e sul piano sanitario. E non sto qui a dilungarmi su questo aspetto. Vi è una possibilità di dare realmente un'assistenza ed un contributo alle famiglie. Io vi cito soltanto dei dati. Noi teniamo 600 bambini che frequentano in tutta la regione gli asili nido. 700, quindi 0,2. 700 bambini che frequentano la sezione primavera, 2-3, 7.000 bambini nella scuola dell'infanzia. Noi abbiamo un potenziale di 27.000 bambini. Gli altri, 8.000 sono in tutte. E gli altri, quali pari opportunità noi diamo per poter fare in modo che l'inclusione ci sia realmente e non cada soprattutto su chi ha un disagio economico? Perché guarda caso chi frequenta gli asili nido, chi tiene la possibilità di pagare la retta, e gli altri cosa fanno? Allora è su questo che noi dobbiamo insistere, ed io nel comitato consultivo del garante che ho convocato per giovedì ne faremo oggetto di questa discussione e faremo in modo che possiamo realmente portare a compimento questa opportunità. D'altronde, e chiudo, qui senza disturbare le misure messe in campo a livello europeo, noi possiamo attingere il 30% dal fondo sociale, che non è cosa da poco, per poter mettere, diciamo, nelle condizioni tutti di incidere sul processo evolutivo dei nostri bambini. Grazie e buon lavoro.